Bisanzio, fin dal IV secolo, fu capitale dell'Impero Romano d'Oriente, fondata e inaugurata l'11 maggio 330 dall'imperatore Costantino, da cui prese il nome di Costantinopoli. Era una città immensa che superava tutte le altre dell'impero. Era, ad eccezione della città musulmana di Cordoba, la più grande città d'Europa e superava di gran lunga anche Roma. A Bisanzio, come già a Roma, era l'esercito che proclamava l'imperatore, il Basileus, sollevandolo sullo scudo, poi il senato e il popolo ratificavano l'elezione nelle cerimonie che si svolgevano nell'ippodromo. Il momento più importante dell'investitura si svolgeva nella chiesa di Santa Sofia, dove il patriarca incoronava il nuovo sovrano, il quale si presentava come il pio eletto di Dio, il suo vicario in terra. Da Costantino in poi, gli imperatori bizantini erano considerati capi della Chiesa cristiana. Nella dinastia ecclesiastica, il patriarca di Costantinopoli era secondo solo al Papa, considerato anch'esso un suddito dell'imperatore bizantino. L'imperatore sceglieva il patriarca in una lista di tre nomi che veniva presentata dal sinodo permanente dei prelati di Costantinopoli e procedeva alla sua nomina con un cerimoniale identico a quello previsto per l'avanzamento di un funzionario. Alcuni patriarchi cercarono di mantenere la propria indipendenza e di resistere talvolta all'autorità imperiale, ma la loro opposizione non poté durare. Nel 906 il patriarca Nicola il Mistico vietò l'ingresso in Santa Sofia all'imperatore Sesto il Filosofo, che aveva osato sposarsi per la quarta volta, ma 6 anni dopo venne sostituito. In genere però chiesa e potere imperiale erano solidali. Nonostante la condizione semidivina dell'imperatore e il cerimoniale che lo esaltava, l'atmosfera di congiura che circondava la corte ha fatto di Bizantino un sinonimo di contorto e infido, e in effetti ben 29 degli 88 imperatori di Bisanzio morirono di morte violenta. L'imperatrice Irene, madre di Costantino VI, venuta in disaccordo col figlio, lo fece deporre e accecare nel 797 e regnò da sola fino all'802, da sola ma non come imperatrice vedova, bensì come imperatore, come se fosse un uomo. E per legalizzare questa normale situazione che in Bisanzio si ricorse all'espediente di conferire alla sovrana il titolo di imperatore, Basileus, al maschile, ma in Occidente si considerò come vacante il trono. Questo favorì i disegni del papato di Carlo Magno, che in Roma fu proclamato e consacrato unico imperatore dell'impero cristiano. Sembra che in seguito a questo avvenimento, allo scopo di riunire Occidente ed Oriente, si sia progettato un matrimonio fra il re e l'imperatore Franco e l'imperatrice Irene. È certo che in Oriente giunsero degli ambasciatori franchi per trattare con l'imperatrice, ma nel frattempo, nell'802, il generale Niceforo la detronizzò, facendosi proclamare imperatore e inviandola al confino nell'isola di Princ, e quindi a Lesbo, dove morì nell'agosto 803.